quindi calcio d'angolo battuto molto in fretta, ancora lo stesso Dinca che mette in mezzo il pallone, rimpallato su Secco, c'è un fallo lo stesso Dinca, non rilevato dall'arbitro, ancora Dinca, tenta l'imbucata Pendiaia, è solo davanti a Rossetto, il tiro in rete. Ed è gol da parte del Vittorio Veneto con Diaye che si è trovato a tu per tu con Rossetto e ha trafitto il portiere trevigiano. Quindi quando siamo giunti al 16° minuto, Treviso 0, Vittorio Veneto 1, gol di Diaye per la squadra ospite. Linea allo studio e ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti. Del Treviso, parte in contropiede Secco, il pallone per Pegoraro, Pegoraro avanza, vede libero sulla destra, attenzione, peccato, osserva la posizione di Fofagni, parte la parabola, il tiro viene respinto dalla difesa del Treviso, ancora dal limite, Vittorio Falbeck si ribatte a metà campo, l'arbitro si porta il fischietto alla bocca ma non è ancora giunto il 7° minuto di recupero, colpo di testa di Cazzaro, eroico veramente quest'oggi, e proprio in questo istante il signor Andrea Forzan della sezione di Castelfranco Veneto fischia la fine del match. Quindi